Che ti è preso? Perché sei venuto qui? Non capisci che Isabella potrebbe vederci? Dimmi, ne hai? No. Io non ce la faccio più. Se non la prendo subito, impazzisco. Avanti, non devi fare così, Franco. Hai provato a chiedere a Isabella? Ho litigato con lei. Maledetta, mi ha rubato anche quella che avevo. Su, cerca di resistere. Quando ho finito di lavorare ne troveremo. Abbi fiducia in me. Ti aiuterò. Va ora. Ci conto. Grazie, ti aspetto. Isabella, il tuo foulard. Oh, grazie. Ciao. Ciao. Cosa c'è? La targa si è staccata di nuovo. Vuole che vada ad aggiustarla ancora? No, no, non stasera. Lo farà domattina. Thank you.
Al solito, Isabella è di nuovo in ritardo. Non so cos'abbia quella ragazza, questa è la terza volta. Non occorre che si arrabbi, basterà che le metta una bella multa. Oh, lo farò senz'altro. E se arriva tardi come ieri, la licenzio in tronco. Buonanotte, signore. Buonanotte. Nicole, guarda questo vestito. Cerca di avere più cura dei modelli. Domani c'è un altro défilé e guarda qui. Sì, starò più attenta, mi scusi. Se la sbrighi presto tu, specie quando è ora di andartene. Siete tutte uguali, non pensate a nient'altro. Ma cosa pretende? Quanto è noiosa. Non ha una vita facile da quando le è morto il marito. Quanto tempo è rimasta spenta la luce? 10 minuti. E da quanto lavorava per voi quella ragazza? Da circa 2 anni. Che tipo era? Molto vivace. Un po' indisciplinata, ma non posso dire niente contro di lei. Che lei sappia, aveva molti amici? Caro ispettore, in questo non posso esserle di grande aiuto. Io sono il direttore amministrativo. Dovrebbe chiederlo alle due ragazze che abitavano con lei. Non ci posso credere. Una cosa terribile, non so ancora capacitarmi. Oh, poverina. Era sempre così allegra, così. Ma su, dai. Ma chi sei stato? Non piangere per niente. L'ispettore Silvestri, la contessa Cristiana, proprietaria della sartoria. Buongiorno. Buongiorno. Ma io l'ho già conosciuta, signora, o mi sbaglio? Sì, infatti, ci siamo già incontrati per la disgrazia di mio marito. Ah, precisamente. Fu un incidente d'auto. Immagino che lei potrà aiutarmi, certamente lei saprà tutto di queste sue ragazze. Oh, caro ispettore, questo qui non è un collegio. Quello che fanno una volta uscite di qui non lo so, né mi interessa saperlo. Beh, io vado di là nello studio. Vuole scusarmi? La prego. Su, Peggy, smettila di piangere. A che serve fare così? Su. A quanto ha detto, lei è uscito per riagganciare la targa. Che ora era? Circa le 7. Sbatteva e il rumore rendeva nervosa la signora Cristiana. Così sono uscito e l'ho riagganciata. Ma così, alla meglio. Io protesto! Signor Morlacchi, io esigo una spiegazione. Avevo appena oltrepassato il cancello della villa che questi due uomini mi hanno agguantato. Chieda all'ispettore. L'ispettore? Si calmi e mi dica che fa qui. Permette? Marchese Riccardo Morelli di Castelfranco. Va bene, ma risponda alla mia domanda. È venuto qui a prendermi, è il mio fidanzato. Fidanzato? Perché ride lei? Perché viviamo insieme. Lei conosceva Isabella? Isabella? Tu me l'hai presentata una volta, non è vero? Sì, diciamo che la conoscevo, ma solo di vista. Capisco. Su, Peggy. Coraggio. Smetti di piangere. Lei è la sola a prendersela, quanto vedo. Erano molto amiche. Abitava con voi due? Sì. Con chi era uscita la sua amica? Chi è stato l'ultimo a vederla? Non lo so, non lo so. Ma la lasci in pace, lo sanno tutti. Chi era l'amante di Isabella?
E lei chi è? Cesare Lazzarini, disegnatore di modelli. Me lo dice questo nome? Quale? Il nome di questo amante. Scalo, Franco Scalo, il noto antiquario. Polizia, dov'è l'ispettore? Di là. Grazie. Glielo assicuro, non so niente. Mi scusi un istante. Prego. È confermato. Allora vado. Sì, vai pure. Bene. Dunque, mi dica, che genere di rapporto esisteva tra Isabella e lei? Ma eravamo amici. O amanti? Le confesserò una cosa, ma non si scandalizzi. Non credo affatto nei rapporti eterni e indissolubili. Sì, capisco. Lei sa che cos'è questo? No, non lo so. Che cos'è? Cocaina. È stata trovata nella casa della sua amica Isabella. Da Isabella? Ma così lei non sapeva niente? No. Non importa. Comunque, devo chiederle di rimanere a mia disposizione. Ci rivedremo. Sera d'autunno. Girati. Va bene. Puoi andare. Svelta. Cesaretto, che c'è? Questo modello da sera avrebbe dovuto presentarlo alla povera Isabella. Sì, già è vero. A chi devo darlo? Beh, adesso vediamo. Ah, Peggy, senti. Io no, la prego, non posso, non posso. Santo cielo, non piangere, sennò ti rovinerai tutto il trucco. Greta, presentalo tu. No, mi scusi, ma non me la sento di metterlo. Avanti, non farla sciocca. Sono sicura che mi porterebbe sfortuna. Ma senti, qualcuno dovrà presentarlo. Lo metterò io, signora. Bene, su, sbrigati. Me l'aspettavo. Quella è una cinica che non crede a niente. Sì, va bene, puoi andare. Qualcosa. La broche verde. A questo si rimedia presto. Dove sta? Isabella aveva portato la sua. La teneva in una di queste scatole. Vediamo. Ecco. Isabella teneva un diario. Deve essere una lettura interessante. Sentite, è un uomo che suscita in me sentimenti profondi e disperati. Per lui sarei pronta ad annullarmi e morire. Non credo che abbiamo il diritto. Ma che cosa fate? Siete impazziti tutti? Mi pare questo il momento? Avanti, avanti, andate. Tenetevi pronti. Questo qui penso dovremmo darlo alla polizia. L'ho trovato io e se non le dispiace vorrei andare a consegnarlo io stessa. Come preferisci. Mm.
Raggio di luna. Pronto? Pronto, Franco? Ma come mai non sei venuto? Stavo uscendo, ma non mi sento bene. Tu sai perché. Certo, capisco. Cerca di venire subito, me la sono procurata. E senti, Franco, ho trovato un diario. Il diario di Isabella. Come? Il diario di Isabella? Chi altro lo sa? Tutti quanti, purtroppo. Mi sono resa conto troppo tardi che può esserci dentro qualcosa di compromettente per te. L'ho tenuto dicendo che l'avrei consegnato io alla polizia. Bene, così avremo tempo di dargli un'occhiata. Vengo subito. Ma sento che tu stai molto male, Franco. Franco! Franco, mi senti? Sì, sì, Nicole. Scusa, non posso nemmeno respirare. Ma se ne hai, starò subito meglio. Ciao. Ti aspetto. Sbrigatevi, ragazze. Greta, ora tocca a te. È tutto a posto lì, Marco? Sì, signore. Bene. Cesaretto, ma dov'era finito? Sto qui. Sì, l'ho cercato dappertutto. Devo far sempre tutto da me. Nicole? Cosa c'è? Ti vogliono al telefono. A me? Sì, a te. Pronto? Pronto? Nicole, sei tu? Sì, chi parla? Sono Franco. Non ce la faccio a venir lì. Mi sento troppo male. Vieni tu, ti prego, subito. Mi sento soffocare. Ma come faccio ora a muovermi? Va bene, farò del mio meglio. Cercherò di venire subito. Ecco, ora è a posto. Peggy, Franco sta male, ha bisogno di me. Devo correre immediatamente da lui, ti prego, prestami la macchina. Ma come fai? Il defilé non è ancora finito. Ah, che me ne importa. Ti prego, dammi le chiavi, ma fai in modo che nessuno ti veda. Aspetta. Peggy, cosa stai facendo? Niente, ho solo preso il fazzoletto. L'antifurto è nascosto nel cassettino del cruscotto. Va bene. Grazie. Thank you.
Franco! Franco! Thank you.
Divertiti, ma non tornare tardi, per favore. Sta tranquilla. Marco. Voglio starti vicino e tenerti compagnia, finché non ritorna Tauli. Non hai paura di stare in casa sola? Veramente io sono molto stanca e vorrei andare a dormire subito. Ma sarei costretta a restare alzata, almeno finché Nicole non ti riporti la macchina. Ti prego. Va bene, come vuoi. Vieni. Grazie. Non me la sentivo di lasciarti. Sarei stato troppo in pena a saperti sola dentro quella casa. Clarice, lei è ancora qui? Oh, buonasera, signorina. Sì, ho finito proprio adesso. La signorina Tauli non è tornata con lei? No, è andata a una festa, verrà più tardi. È la nostra guardiana, Clarice. Beh, io allora me ne vado. Guardi che ho lasciato la cena in caldo dentro al forno. Se la signorina Tauli vuole quel suo intruglio, è pronto, deve solo riscaldarlo. Grazie, Clarice. Buonanotte, ci vediamo domani. Buonanotte. Peggy, tu ti rifiuti sempre ad ascoltarmi. Ma io ti ascolto. Non è vero. E sono stanco ormai di spiegarti sempre la stessa cosa. Te l'ho detto e ripetuto mille volte. Purtroppo mi sono innamorato di te. Ma a te non importa niente. Perché? Calmati e vieni qui. Vedi, io sto male. So che ti sembro un esaltato. E questo mi fa impazzire. Sono malato. Infelice. Non fare così, io ti capisco. Ti sono amica. Avanti, sta su. Ti prendo una sigaretta. No, fermo! Lascia stare. Che c'è? Volevo solo una sigaretta. Cosa ho fatto? Te la darò io, se no tu mi metti in disordine la borsa. Tieni. Pronto? Buonasera, signorina Peggy, sono l'ispettore Silvestri. Scusi se la disturbo, le telefono in merito alla sua macchina. L'abbiamo trovata aperta e abbandonata. Volevo sapere se gliel'avevano rubata. No, l'ho prestata alla mia amica Nicole. Sì. Sì. Me l'ha chiesta per andare da un suo amico che si sentiva male. È successo qualcosa? Senta, signorina, preferisco parlargliene di persona. Se permette, vengo a casa sua un momento. Va bene, l'aspetto. Che succede? Hanno trovato la mia auto, ma senza Nicole. Dio, che può esserle accaduto? Viene l'ispettore. Sì, vuole parlarmi. Allora, io me ne vado via. Preferisco che la polizia non mi trovi con te. Sì, è meglio che non si sappia che sei venuto qui. Sì, sì, è meglio. E specialmente per te. Mi dispiace. Ci vediamo domani. A domani.
sorpreso Peggy che cercava di rubarmi 100.000 lire dalla borsetta. Si è messa a piangere e mi ha detto che le servivano assolutamente. È incinta, ma non si sente di affrontare lo scandalo. Le ho prestato il denaro perché mi fa una gran pena. Vuol dire che domani al maledetto gli chiederò 200.000 lire. Signorina Peggy.
Buonasera. Scusatemi, so che non è questa l'ora di far visita, ma si tratta di una cosa urgente. Non si preoccupi, la prego, si accomodi. Mi dica di che si tratta. Charles, puoi andare? Sono rientrato poco fa e nel mio negozio ho trovato Nicole assassinata. Mio Dio! Ero venuto all'atelier a prendere Nicole. Lei ricorda? Noi ci siamo anche incontrati. L'ho cercata dappertutto, ma non l'ho trovata. Allora sono tornato a casa. Credetemi, non scorderò mai quello che ho visto. Ma mi scusi, come mai lei è venuto qui invece di rivolgersi alla polizia? Nicole era la mia amica. È stata uccisa nel mio negozio. La polizia mi accuserà di certo. Mi occorre un alibi. E lei deve aiutarmi. Io? Che cosa c'entro io in questa faccenda? C'entra, perché lei è nei guai quanto me. Dobbiamo dire che all'atelier noi siamo stati sempre insieme fino all'uscita. Io garantirò per lei e lei per me. Conviene a tutti e due. Ma lei è pazzo. La polizia non ha nessun motivo per sospettarmi. Lei piuttosto è nei pasticci. Potrebbe averla uccisa davvero. No, no. Chiami subito la polizia, altrimenti lo farò io. Va bene, lo faccia. E gli racconti la faccenda delle cambiali. Quali cambiali? Le cambiali che ha firmato ad Isabella a garanzia di un prestito di 7 milioni. E che lei non poteva pagare. È vero? Riccardo, non me lo hai detto? È vero? Oddio, Dio mio. Caro Marchese, lei ormai non possiede più neanche una lira. È completamente rovinato. E ha paura dello scandalo. Un motivo più che sufficiente per uccidere Isabella. E forse anche Nicole, eliminando la possibilità che quel diario cadesse in mano alla polizia. Chi lo sa, può anche darsi che sopra ci fossero scritte le date delle scadenze. Ma che diario? Io non ne so niente. Non mentire, Riccardo. Ti ho detto io che Nicole aveva trovato il diario di Isabella. Come vede, siamo legati a filo doppio noi due. Se non vuole che la polizia metta il naso nei suoi affari, sarà bene che faccia come le ho detto. Ora torno al mio negozio e telefono all'ispettore. E gli dirò che siamo stati sempre insieme. D'accordo? Buonasera. Che non vuole credermi. Quel diario l'ho bruciato. C'erano scritte delle cose che mi riguardavano e non volevo che si venissero a sapere. L'ho bruciato. Glielo giuro, l'ho bruciato. Mi creda, mi creda. Ha fatto quella ragazza a entrare qui dentro?
aveva la chiave. E come mai? Gliel'avevo data io. Veniva a trovarmi qualche volta. Anche lei. Ispettore, non deve pensare che io... Era per Nicole che avevo lasciato Isabella. Quante altre persone avevano la chiave di quella porta? Nessun altro. Tranne me, naturalmente. Naturalmente. E anche con questa prendeva la droga? Ma che cosa dice, ispettore? Su, andiamo, scalo! A chi vorrebbe darla ad intendere? Quel vizio lei ce l'ha. Ce l'ha scritto chiaro sulla faccia. Se vuole posso anche dirle dove si procura la droga. E quanto alle ragazze che, diciamo così, le tengono compagnia, o cercano di combattere il suo vizio come faceva Isabella, o si intossicano anche loro come è successo a questa, per esempio. Sia pure. Ma questo non vuol dire che io sia un assassino. Inoltre io ho un alibi. Ero con... Non gliel'ho chiesto, per il momento. Ne parleremo con calma. Quando? Immediatamente. Nel mio ufficio. La riconosci? Sì, è questa. Ne sei sicuro? Sì, sì. Aspetti. Ho preso i primi numeri. Ecco, 4, 5, 3. Che le dicevo? Senti, hai visto se la guidava un uomo o una donna? Ah, un uomo, sono sicuro. Era tutto vestito di nero e sembrava quasi che non avesse faccia. Chissà, forse aveva una maschera. Può darsi, io non lo so. L'ho guardato perché ho sentito la tromba. Che tromba? Il clacson della macchina, ispettore. Ha suonato a lungo, ma non tanto, però a un tratto si è fermato. Avrà un antifurto collegato al clacson da qui. Aspetti, ora vedo. Sì, c'è, in fondo al cassetto del cruscotto. Quanto tempo ha suonato? Non lo so, ma mica tanto, però. Gliel'ho detto, no? Dimmi quanto. Ecco, pensa poco così. Però se uno non sa dov'è, ci mette un bel po' a trovarlo. Già. Ma se invece uno sa dove è nascosto, allora gli bastano pochi secondi. Venga, si accomodi. Prego. Guardi bene questi signori. Ha mai visto nessuno di loro nell'auto della signorina Peggy? Buongiorno, signor Morlacchi. Buongiorno, Clarice. Lo conosce? L'ha visto nell'auto? Ma certo che mi ha visto, ispettore. Sia in macchina che a piedi, e chissà quante volte. Ma non c'è niente di strano. Non ho detto il contrario. Continuiamo. Lui, l'ho visto nell'auto. E certo, che scoperta. E questo che significa? È tutta una buffonata. Stia zitto. Ma non hai visto solo me, vero? Apri gli occhi, cretina. Lui, per esempio, anche lui ce l'hai visto, no? Vuol solo sapere chi è andato in auto con la signorina Peggy? Perché? Perché quel signore è venuto a casa ieri sera. È arrivato insieme alla signorina. Ah, finalmente cominciamo a vederci chiaro. Mascalzone, delinquente, cosa vuoi insinuare? Vuoi rovinarmi? Ma io... Basta!
Maledetto assassino! Maledetto! Confessa, sei tu l'assassino! Ispettore, lo faccio visitare, è un impotente! Ah, no! Per questo odia le donne! Le ucciderebbe tutte perché non può averne nemmeno una! Perché non lo dici all'ispettore che è proprio per questa ragione che tua moglie t'ha lasciato? Oddio, oddio, soffoco! Soffoco! Ah! Prendilo per le spalle! No, calma, calma! No, no! Tenetelo forte e portatelo all'infermeria. Però, no, lasciatemi! Lasciatemi! Nessuno di voi sapeva che fosse un epilettico? Io non lo sapevo. Lei può andare. Arrivederci, Clarice. Mi dispiace tanto, ma purtroppo devo trattenere qui sia lei, signor Morlacchi, che lei, signor Lazzarini. Come sarebbe a dire trattenere? Sarebbe a dire che procedo al vostro fermo secondo quanto previsto dalla legge. Mi scusi, ispettore, ma per agire così lei avrà bene un motivo. L'assassino della signorina Nicole era già stato nella macchina di Peggy, visto che sapeva dove si trovava nascosto l'antifurto. Io posso andare? E io? No. Resteranno qui anche loro. Ma questo è assurdo. Io ho fornito un alibi. Il marchese lo ha confermato. Sì, è vero. Eravamo insieme. Signori, stiano tranquilli. Io non l'ho affatto dimenticato. Loro sono stati insieme fino alle 11 passate e la signorina Nicole è stata uccisa alle 10. E allora che vuole da noi? Ecco, quando ho chiamato la signorina Peggy per dirle che avevamo ritrovato la sua auto, erano circa le 11:30. Un quarto d'ora dopo sono arrivato a casa sua, ma lei però non c'era più e la casa era tutta sottosopra. Chi lo sa, forse hanno ucciso anche lei nascondendo il cadavere chissà dove. In merito a quest'ultimo episodio, signori, credo proprio che il loro alibi non serva a molto. Perché poi dobbiamo stare così al buio, come se non avessimo già abbastanza paura. Fate quello che volete, ma cercate di stare calme. Come facciamo a star calme? Me lo dice lei. Le sembra niente tutto quello che è successo finora. Anch'io ho paura. Non lo nascondo affatto. Ma agitarsi non serve a niente. Se almeno tornasse qualcuno degli uomini. Siamo rimaste solamente noi qui in sartoria. Pronto? Oh, signor Morlacchi, finalmente. Che è successo? Cosa? Ma questo è assurdo. E perché? Ma quale diritto hanno? Ah, ecco. Capisco. Va bene. Ma certo. Sì, non si preoccupi. D'accordo. Li hanno trattenuti tutti e cinque. Ma perché? È chiaro che la polizia ritiene che uno di loro sia l'assassino. Me l'aspettavo. Signora, possiamo andare via? Sì, sì, andate pure. Coraggio. Buonanotte. Buonanotte. Oh, quanto invidio, quelle là abitano tutte e tre insieme, almeno possono farsi compagnia a vicenda. Me ne vado anch'io, signora. Sì, certo. Aspetta. Senti, perché non vieni a casa mia e non dormi con me?
Cosa? Ma io abito a due passi da qui. Come puoi chiedermi che venga fin giù da te, là in campagna? Allora potrei venire io a dormire a casa tua. No, scusa tanto, ma io preferisco star sola. E poi credo che da me ti sentiresti ancora meno tranquilla. Ma non hai paura a star sola. Isabella e Peggy abitavano con te. Isabella è stata uccisa e Peggy... Sì, lo so. Ma sono convinta che non succederà niente questa notte. Tutti gli uomini sono stati trattenuti. E sono sicura ormai che l'assassino è uno di loro. Buonanotte, signora. Buonanotte. Signora, io non voglio andare a casa. Io voglio dormire qui. Niente affatto, cara. Ora tu te ne vai come tutte le altre. Buonanotte. Ma io ho paura. Vivo sola fuori città in una casa isolata. Non parla, bambina Greta. Domani ci aspetta una giornata molto pesante. Il lavoro deve andare avanti. Ascolta, Isabella e Nicole erano immischiate in qualche brutta faccenda che non ci riguarda affatto. Quindi noi non abbiamo nulla da temere, lo capisci questo? Su, vai e sta tranquilla. Buonanotte, signora. Buonanotte. Signorina! Dimenticavo, signorina. Il signor Marchese ha telefonato dicendomi di avvertirla che un impegno l'avrebbe trattenuto in città. Sì, lo so. Mi prepara un tè, per piacere. Subito, signorina.
portato il tè, signorina. Un momento, per piacere. Venga! Lasci lì sopra, Charles. Posso fare da sola. Buonanotte, signorina. Visto come l'assassino è infierito su quella poveretta, deve aver usato un ferro rovente. Si tratta certo di un pazzo. Odio maniaco sessuale spinto da furia omicida. Che uccide solo le belle donne. Certo. Forse è proprio la bellezza femminile che gli fa perdere la testa e lo spinge ad uccidere. Ora dovremo cominciare tutto da capo. Scusi, ispettore, se vuol vedere le orme nel giardino, ci sono quelli della scientifica. Ecco, ispettore, le tracce cominciano da lì. L'assassino è arrivato in macchina per questa strada, è sceso e ha proseguito per la scarpata fino al casale.
Le orme sono uguali a quelle rilevate nel parco della Taghia. Siete sicuri? Assolutamente. Abbiamo fatto la prova del calco. Eppure avrei giurato che il colpevole fosse uno dei cinque uomini che abbiamo fermato. Ora dovremo rilasciarli immediatamente. Per forza. Questa volta hanno davvero tutti quanti un alibi di ferro. E gliel'ho procurato io. Morelli, Riccardo, controlli se c'è tutto. Morlacchi, Massimo. Avanti. Signor Morlacchi, permette, vorrei parlarle un momento. Sì, cara, venga pure. Signor Morlacchi, io sono una donna calma, tutt'altro che nervosa. Ma adesso l'idea che un maniaco sessuale possa aggirarsi per il nostro atelier, ecco, non mi va affatto. E avrei deciso di prendermi un po' di vacanza. Ho già prenotato per domani un posto sull'aereo per Parigi. Parigi. Va bene, Tauli. Grazie. A proposito, lei abita sempre nella casa della contessa? Sì, perché? Oh, niente. Ricordi. Una volta, quando il conte era ancora vivo, andavo spesso a trovarli. È una bella casa. Ricordo che dalla terrazza si vede tutta Roma. Sì, ma in questo momento preferisco vedere i tetti di Parigi. Ah, non ne dubito. Buon divertimento. Arrivederla. Ruga pure, ho bruciato tutto quello che poteva comprometterti. Quando ho saputo del tuo arresto, ho fatto sparire il corpo di Peggy.
Potevano scoprirlo. E poi, per crearti un alibi, ho ucciso Greta. Perfetto. Perfetto, ma orribile. Non so come abbia fatto. Non avrei mai creduto di trovare in me la forza di uccidere. Ma per te l'ho fatto. Immagino quanto ti sia costato. Ma dimmi piuttosto, come sei riuscita a portare il corpo di Peggy fino al casale di Morelli? Non ce l'ho portata io. Io l'ho solo messa nel portabagagli. E Greta ha fatto il resto. Perché hai pensato di servirti di Greta? Beh, perché sapevo che sarebbe stata sola in casa. E questo facilitava il resto. Ben fatto. Ora, la polizia è convinta che si tratti di un maniaco sessuale. Isabella, Nicole, Peggy. E ora con Greta fanno quattro. Finisci. Tesoro, tesoro, che cos'hai? Baciami. Sei preoccupato, caro. Che pasticcio. È tutto per quella cretina, quell'idiota di Isabella. Il suo ricatto era insostenibile. Denaro, denaro, sempre più denaro. Proprio perché disgraziatamente aveva scoperto che la morte di mio marito non era stata una disgrazia. Doveva capire che era pericoloso e sciocco tendere troppo la corda. Ma no, ma no. Più noi le davamo, più lei voleva. Non ha voluto quel che è successo. Credeva di averci in pugno. Si sentiva l'unica testimone di un delitto perfetto. Anche la sua morte sarebbe stata perfetta. Come se non fosse saltato fuori quel maledetto diario. Ma adesso è tutto finito. Non dobbiamo più preoccuparci di niente, tesoro. Assolutamente di niente. No, è qui che sbagli, è molto. Noi due non staremo mai più in pace finché non avremo consegnato un colpevole alla polizia. Pace? Ascoltami. Non riusciremo mai a farla franca se non diamo un volto al maniaco sessuale che cercano. Finché non l'avranno in mano, ci terranno d'occhio. Tutte le ragazze assassinate lavoravano nell'atelier. È vero che non hanno prove contro di noi, tuttavia la faccenda è diventata clamorosa. I giornali ne parlano, lo scandalo dilaga ormai. Dobbiamo trovare una soluzione. Ma che cosa vorresti fare? Ah, lo so, cara. Dovremmo deciderci a partire per la luna. Dobbiamo uccidere di nuovo un'ultima volta. E sarai tu a farlo. Oh no. Sì, invece. Io sono certamente sorvegliato. Non preoccuparti, cara. Ti creerò un alibi perfetto. Sta tranquilla. Oh no, Massimo. Tu non puoi chiedermi una cosa simile. Io mi rifiuto, non posso farlo, lo capisci? L'hai già fatto. Sì, è vero, l'ho già fatto. Ma allora quello che mi ha spinto è stato molto diverso. Tu eri in pericolo e io non avevo scelta. Sapevo che se non l'avessi fatto, io ti avrei certamente perso per sempre. Solo il mio amore per te mi ha dato la forza. Ma è stato orribile. Orribile! Su, non piangere, ascoltami. Devi fare quello che ti dico. Devi uccidere Tauli. Devi fare in modo che sembri un suicidio. Capisci? Accanto le troveranno la maschera e crederanno che era lei la colpevole. O facciamo così, o tutto sarà stato inutile. Thank you.
Thank you.
Sei sorpreso, vero? Di vedermi viva, Massimo. Certo, il tuo piano era molto ingegnoso. Doveva essere tutto perfetto, come piace a te. Ma invece non hai calcolato il tendone di un negozio che ha attutito la mia caduta. Ti prego, sta zitto. So bene quello che mi vorresti dire. Vorresti negare adesso, ma ti ho visto coi gioielli. Hai organizzato tutto. Soltanto tu sapevi che sarei passata sul cornicione in caso di pericolo, te lo ricordi? Fosti proprio tu a suggerirmelo. L'idea è stata tua! Cristiana, ti giuro, è stata una disgrazia. Ti illudi ancora di riuscire a ingannarmi? Sì. Sì, era un piano molto ingegnoso. Mi avrebbero trovata vestita così. E tutto quanto sarebbe stato chiaro. Tutto. E saresti stato libero. Adesso capisco perché hai voluto sposarmi in segreto e con tanta fretta. Tu eri tanto innamorato di me. Eri tanto innamorato. Sì, ma della mia villa, della casa, dell'atelier, dei miei soldi. Volevi impossessarti di tutto quello che ho, uccidendomi. Cristiana, ti scongiuro. Tu ti sbagli, cara. Non è vero. Non è vero. È frutto della tua fantasia, tesoro. Devi credermi. Cristiana, io te lo giuro. È stata soltanto una disgrazia. Non l'ho voluta io. Ma come puoi pensarlo? Io ti amo, cara. Tanto. Ce ne andremo via. Staremo sempre insieme. Non ti lascerò mai. Vorrei l'ispettore Silvestre.